cosa si intende con il termine xenia? Il significato letterale del termine xenia è ospitalità e fa riferimento a un sistema di norme non scritte che nel mondo greco regolavano i rapporti tra ospiti e ospitanti. Nonostante la sua natura impositiva articolata in prescrizioni e consuetudini, era considerata un valore fondamentale da cui era impensabile prescindere. Da parte dell'ospitante era richiesta un'accoglienza generosa che prevedeva l'offerta di cibo e bevande, di vesti pulite e della possibilità di lavarsi. Il codice della xenia imponeva anche una certa discrezione nei confronti dell'ospite, a cui era possibile rivolgere domande esclusivamente dopo che si fosse rifocillato. La norma voleva che prima del congedo dell'ospite gli fosse offerto un dono da Dio. Quello della xenia era un vincolo sacro perché la diffusa credenza che dietro le vesti dei viandanti potessero celarsi delle divinità in grado di acquisire sembianze umane sollecitava al rispetto e alla generosità. Quello della xenia non era un legame basato sulla semplice reciprocità o sullo scambio di favori, ma consisteva in un rapporto di solidarietà destinato a durare nel tempo e ad essere trasmesso di generazione in generazione. Questo è un misero naufrago, che ci è capitato, dobbiamo curarcene. Vengono tutti da Zeus gli ospiti e i poveri. Queste sono le parole pronunciate all'interno del sesto libro dell'Odissea dalla giovane figlia del re dei Feaci, Nausicaa, che incoraggia le sue ancelle a non aver timore di Odisseo quando questo esce dalla foresta dopo il naufragio sull'isola di Scheria. Come rappresentante del suo popolo, la fanciulla incarna l'ideale della xenia, perché non si sottrae al dovere di accogliere lo straniero e gli indica la strada per il palazzo di Alcino, il sovrano. Nella reggia ad Odisseo viene offerto ristoro e un sontuoso banchetto, al termine del quale l'eroe rivela la sua identità e racconta le peripezie che l'hanno condotto a Scheria. Eccovi una descrizione del giardino dei Feaci. Vi è un grande giardino di 4 misure. Ai due lati corre un recinto. Grandi alberi rigogliosi vi crescono, peri e granati e meli con splendidi frutti, fichi dolcissimi e piante rigogliose d'ulivo. È piantata lì la sua vigna ricca di frutti. Davanti sono grappoli acerbi, che gettano il fiore e altri che imbrunano. Lungo l'estremo filare crescono verdure diverse, in bell'ordine, che brillano per tutto l'anno. Vi sono due fonti, una si spande per tutto il giardino, l'altra sotto la soglia dell'atrio scorre verso l'alto palazzo. I cittadini attingono ad essa. Il giardino dei Feaci è un esempio di locus amenus presente nell'Odissea. Ne troviamo un altro, sempre nello stesso poema omerico, con l'isola di Ogigia, su cui vive la ninfa Calipso. Il locus amenus è un topos letterario, un paesaggio naturale idealizzato, di solito con una sorgente o un boschetto leggero. Il locus amenus è raffigurato con le metafore della primavera o dell'estate e di una fertile zona vivente come un giardino o un bel prato. Spesso offre il posto per la riunione dei cari. È il luogo dell'amore, del mondo spirituale, della malinconia. Nell'immaginario greco è presente il parallelismo tra la bellezza esteriore e la nobiltà del comportamento, come nell'ideale di Kalos Kaiagatsos dell'Atene arcaica. Riscontriamo qualcosa di simile nell'Odissea, dove un luogo accogliente come il locus amenus è l'ambiente caratterizzato dal rispetto del nobile ideale della xenia. L'isola dei Feaci, per esempio, è caratterizzata da un luogo gradevole a cui corrisponde un comportamento conforme alle leggi della xenia, al contrario di quanto accade per i ciclopi e per le strigoni, che tra poco vedremo. In questi due casi il paesaggio risulta selvaggio e inospitale e adesso corrisponde dunque un'accoglienza brutale. Sia i ciclopi sia le strigoni rappresentano un'umanità primitiva e selvaggia che calpesta le leggi della xenia e non ottempera gli obblighi nei confronti dell'ospite. Il loro mondo è antitetico a quello accogliente dei Feaci. Ecco come Omero descrive la brutalità delle strigoni. Quando entrarono nelle celebri case, vi trovarono la moglie di questi, alta come cima di monte, e ne ebbero orrore. Ed ecco costei chiamò dalla piazza il nobile Antifate, suo marito, il quale ordì loro una fine luttuosa. Afferrato senza indugio un compagno, lo fece suo pasto. Gli altri due, lanciatisi in fuga, le navi raggiunsero. Ma egli diede una voce per la città. Sentendolo essi, arrivarono chi di qua, chi di là, i forti le strigoni, innumerevoli, non simili ad uomini, ma come giganti. Lanciavano dalle rocce macigni, che un uomo a stento può alzare. Sulle navi era sorto un rumore sinistro di uomini uccisi e insieme di navi spezzate. Infilzandoli quasi fossero pesci,
li portavano come laido pasto. Mentre essi li sterminavano dentro il porto profondo, io, tratta la guzzalama lungo la coscia, tagliai con essa gli ormeggi alla nave dalla prora turchina. Subito ai miei compagni ordinai, incitandoli, di gettarsi sui remi per scampare al pericolo, ed essi insieme remarono, tutti temendo la fine. Felicemente sfuggì verso il mare alle rocce incombenti la nave mia, ma le altre perirono in un mucchio in quel luogo. Secondo il mito greco, i Lestrigoni, in greco antico Lestrugones, sono un popolo di giganti antropofagi che distrussero le navi di Odisseo. La città dove questo popolo viveva si chiamava Lestrigonia, conosciuta anche come Lamia, nome della fanciulla della Libia che Zeus aveva rapito e portato al Lido di Formia, oppure nome che deriverebbe da Lamo, suo fondatore all'epoca della guerra di Troia. Secondo molti abitavano nel territorio della Sardegna nord-orientale, precisamente nel tratto costiero della Costa Smeralda, mentre per altri la loro terra si trova nella Corsica sud-orientale, nella zona di Bonifacio. L'accoglienza oggi è ancora così? L'accoglienza è alla base della nostra società, ma oggi lo straniero, che spesso ha affrontato guerre, fame, stupri, malattie, discriminazioni e viaggi spesso mortali per trovare la salvezza lontano da casa, è percepito per lo più come una minaccia. L'altro non è più visto come qualcuno meno fortunato o bisognoso di accoglienza, ma è diventato un pericolo da allontanare quanto prima. Questo atteggiamento, però, non appartiene alla nostra cultura. Ascolto, condivisione, equità, immedesimazione, accoglienza, è tutto ciò che so per ottenere la pace.